Ciao ragazze, ciao ragazzi, top, bentornati in un nuovo vlog. Allora, andiamo da Jask a cercare il tavolino per il balcone, perché quello in mosaico è finito e quindi non lo so. O aspetto che lo riforniscano e lo prendo lo stesso, però nel frattempo voglio prendere questo da Jask perché costa solamente 37 euro e qualcosa. È in offerta, quindi conviene prenderlo. E poi andiamo dal dentista, così finalmente fa le cose che deve fare Davide, io faccio la mia bella visita e comunque vedrete tutto il vlog sul canale di coppia del dentista. Magari il mio pezzettino lo metto qua, se non lo so, vediamo un attimino il da farsi. Qua siamo nell'angolo, diciamo, giardino e stiamo vedendo i tavolini. Guarda che bello quello lì per la cucina. Ma quello è per gli esterni. Sì, però andrebbe Guarda che bene. bello questo qua, avere un gazebo, un giardino. Lo allestisci così. Bello, questo Rimini è stupendo. Guarda questa per il giardino. Penso sia reclinabile anche. Bello. Buongiorno. Bello, per mangiare fuori all'aperto, bellissimo. Mi piacciono tanto queste composizioni che mettono sopra, proprio belle. Quello rettangolare c'è scritto. Quello di C'è scritto quadrato. rettangolare, boh, non so, forse è È quadrato. quadrato. Ah, ok, va bene, sì, quello comunque. Vado a prendere un tavolino. Grazie. Io ragazzi avevo chiamato stamattina per prenotarmi un altro, ma non gli ci sta, per cui. Aspetti sul cartello c'è Amici, abbiamo trovato il tavolino, presto lo vedrete, forse in questo vlog stesso, che finisco di ultimare le cose del balcone e poi è una cavolata montarlo, no? Sono due viti, penso. Molto bello col vetro e prezzo veramente top, perché ci sono gli sconti, ma questo è un prezzo non in sconto. Inizialmente dovevamo prendere quello scontato che era 50 e veniva 37,50. Poi una volta che siamo venuti qua abbiamo visto che era veramente troppo grande per il balcone, abbiamo optato per questo che comunque è sempre un facsimile, però ho pagato 22 euro, quindi un super affare ragazzi, veramente vi consiglio di venire da Jask, non appunto come si pronuncia. E ho preso anche altre cosucce molto belle, veramente super super pucciose, veramente un haul speciale viene fuori, quello ve lo farò a parte. E niente, adesso ci dirigiamo a fare un fax, perché dobbiamo fare il fax per l'idraulico. Poi, dopodiché, adesso sono le 2:30, andiamo un attimo da Esselunga, che io ricompro l'insalata di riso, perché la sera voglio stare leggera, mangio sempre solo insalata di riso, perché così noto dei miglioramenti molto molto più strong. E poi fa anche caldo ragazzi, insomma, comunque ripeto, giusto tanto per essere specifici, non sono un esempio da seguire, lo dico sempre, eh. E quindi io stasera mangio l'insalata di riso, quindi andiamo a prendere quella cosa lì e basta. Poi si va dal dentista. Amore, come sei? Hai l'idea di andare dal dentista? È euforico? È una gioia, proprio una gioia pasquale Davide oggi. E niente, ho una sete pazzesca. Adesso ci dobbiamo fermare da qualche parte per una bottiglietta d'acqua perché ho troppa sete.
Ok, ci siamo fermati un attimo nel parcheggio qua sotto il Selunga, cioè io mi sono fermata un attimo perché Davide, niente, stavo dicendo, perché Davide è salito su a comprare due cose veloce veloce per stasera: l'insalata, un melone, perché almeno è fresco, e niente, mi ha chiamato perché mi stava chiamando per chiedere che tipo di insalata prendere, e niente, mi ha salutato la suoneria, quindi ho dovuto interrompere. Fa caldissimo qua sotto, sembrava che si stesse al fresco, invece fa un caldo allucinante, ma oggi è una giornata comunque calda, e comunque è una giornata di mare, è una giornata per fare il bagno. Quanto mi manca il mare, mamma mia, veramente mi sento depressa, veramente mi sento depressa. Proprio sapere che non si può andare al mare, sì, si potrebbe, però con tutte queste cose, con la mascherina e la distanza, prenota il posto, magari non c'è neanche il posto per fare, andare in spiaggia, fare il bagno, insomma è successo una cosa, un disastro di proporzioni veramente epiche, e chissà quando passerà, chissà veramente. E nulla, so che potrà sembrare una banalità, c'è cioè chi comunque non va in vacanza perché non se lo può permettere, ci mancherebbe altro, non è che io voglio dare uno schiaffo morale a queste persone, ci mancherebbe, anzi, non c'è proprio nulla di male se uno non se lo può permettere. È successo anche a me, non è che non è successo, ragazzi, pensiate che non succederà a tutti comunque nella vita sta cosa di non potersi permettere di andare in vacanza. Succede, capita, e niente, che si deve fare? Nulla. Però sapete che potrei andarci? Mamma mia, veramente sto caldo, lo stress accumulato con la quarantena, una cosa e l'altra, i lavori di in casa, di ristrutturazione, sapete, c'è quella voglia di evadere, di staccare tutto e rilassarsi un attimino così in vacanza, ecco. E niente, ogni tanto mi prendo quei momenti così di malinconia verso il mare, di depressione così. So già che scrivete, tu non sai che cos'è la depressione, ragazzi, per piacere astenetevi a certi commenti, perché so perfettamente che cos'è la depressione, so che cos'è l'ansia, visto che io soffro di ansia, attacchi di panico, quindi è così. E nulla, ragazzi, non voglio diventare pesante, e aspettiamo mio marito che torna e poi andiamo dal dentista. Allora, io ho fatto la panoramica, adesso c'è dentro Davide che deve togliere la radice, e sto aspettando appunto che mi dicano come procedere con il mio dente. Io lo farò già oggi, ma non è possibile, e niente, adesso c'è dentro Davide. Abbiamo provato a chiedere se poteva entrare per tenergli la mano, però ho detto no, non è possibile per questa appunto situazione, per rispetto, giustamente. E sono molto gentili, i capelli sprati come una disperata perché con l'aria in macchina. Comunque sono molto gentili, e adesso sentiamo delle urla provenire dalla stanza, e Davide, no, ma comunque sono bravi e dovrebbe andare tutto bene, cioè nel senso non dovrebbe sentire dolore, ecco, la cosa importante è quella. E niente, ragazzi, aspettiamo. Come qua. Ma guardate che schifo, è tipo una cavalletta, una roba, una cosa schifosa proprio, guardate, è sul vetro di fuori, che schifo. Oh, è orrenda sta roba. Dove vuole andare sta cosa? Che cos'è? C'ha le ali, la cavalletta, ma cos'è sta schifezza?
perché qua c'è il vetro giù. Vedete, c'è giù il vetro. Guarda che mi entra in macchina, fa schifezza. E Davide sta facendo un fax all'idraulico. E c'è sta bestia schifosa. Vai via. Bene ragazzi, siamo tornati a casa, ho fatto la doccia, potete vedere. C'è Davide che è un po' sofferente, poverino, guardate, amore. Poverino. Era tutto contento, soddisfatto, poi vi racconto insomma tutto bene. Domani uscirà il suo vlog, non oggi perché si riposa, perché comunque... Comunque adesso l'effetto dell'anestesia è sparito ed è comparso il dolore, è normale. Non gli ha messo i punti, però vabbè, queste cose le sentite domani nel canale di coppia. Oggi Davide si riposa, quindi esce solo il mio vlog. E niente, vi volevo dire che io praticamente... allora, io praticamente devo fare... Adesso vi dico anche quanto costa mettere il dente, un dente. Praticamente devo fare la pulizia dei denti il 24-25, non mi ricordo. Poi faccio l'estrazione di questo dente qua. E poi dobbiamo programmare, ovviamente deve farlo, non lo so perché è un canino. Quindi è un canino un po' più così. E allora, la pulizia dei denti 70 euro, l'estrazione 80. Mettere... il dente praticamente come prima, perché non voglio fare punti, cose, no, voglio proprio il dente fisso, circa 1600 euro, top, proprio un così, una sciocchezza, però lo si fa e praticamente c'è anche la possibilità di pagare in 2-3 volte, quindi benissimo, sceglierò questa opzione. E niente, io mi sono trovata molto bene, devo fare queste cosine qua. E poi gli ho detto che voglio fare anche lo sbiancamento, ma quelle sono tutte cosine estetiche, così quant'altro, e nulla, insomma. E niente, mi sono trovata bene, mi sono ricreduta, ero un po' scettica su questo studio, su questa clinica dentistica così, perché, boh, non lo so, molto puliti, avete visto i calzari, doppie mascherine, tengono su e niente. Sono contenta che anche Davide finalmente si è tolto quel cavolo di dente, così almeno non soffre più. E nulla, oggi questa è la nostra giornata, cioè è nulla, praticamente questa giornata l'abbiamo passata così. Il tavolino sul balcone ve lo faccio vedere un altro giorno, così faccio vedere tutto il balcone bello preparato. Assustiamo qua un attimino, sono le 6:15. Ci riposiamo un attimino e poi Davide deve mangiare il liquido, quindi ha preso gli yogurt, ha fatto scorta di yogurt, quelli da bere. Gli ha detto che può mangiare il gelato, però Davide ha paura di quell'antibiotico, l'uovo, però gli ha detto che non c'è problema. Comunque vabbè, una volta mi ricordo che non si poteva con l'antibiotico, l'uovo, queste cose qui, però lui c'ha questa paura e vabbè. E nulla ragazzi, io vi mando un bacione, vi ringrazio, spero che questo vlog così tranquillo, spensierato, una giornata con noi vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Vi invito a iscrivervi al canale di coppia Davide Chiara Channel, al canale Chiara d'Alessandro e al canale Chiara d'Alessandro ASMR. Oh, vedo che si è un po' ripreso mio amore, guardate. Amore, ti sei ripreso un po'? Perché vedo che stai facendo qua i giochini tuoi. Vabbè. Un pochino non ti è passato il dolore, amore? Un po'. Vabbè. Piano piano fa effetto. Niente, mi ha chiamato mia mamma. Per questo che ho interrotto ancora, mi ha chiamato. Mi voglio dire delle cosine. E niente ragazzi, io vi saluto. Grazie a tutti quanti. Nuovi iscritti e iscritti di sempre. Mega bacione. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao.